Abbiamo poi un terzo organo costituzionale, che è il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica italiano, a differenza di altri presidenti come quello della Federazione degli Stati Uniti o quello francese, non è un organo politico, cioè non è un organo che decide la linea politica dello Stato. Le decisioni politiche, secondo la Costituzione italiana, spettano al Parlamento e al governo. Invece il Presidente della Repubblica ha una funzione neutrale, e infatti si parla, a proposito del Capo dello Stato, di potere neutro. Neutro dal punto di vista politico. Il suo compito è quello di garantire l'equilibrio tra tutti i poteri dello Stato italiano e in generale all'interno della Repubblica italiana, quindi anche nei rapporti tra lo Stato e le regioni, fra lo Stato e i comuni, tra lo Stato e gli altri enti territoriali. Garantire l'equilibrio dei poteri e controllare che ciascuno degli altri poteri rispetti la Costituzione. Per questo il Capo dello Stato italiano ha una serie di poteri che riguardano sia il Parlamento, ad esempio il Presidente della Repubblica può chiedere alle Camere, dopo che hanno approvato una legge, di riesaminarla. Se le Camere la riesaminano, a quel punto il Presidente della Repubblica dovrà promulgarla. Poi ha dei poteri di controllo nei confronti del governo, perché tutti gli atti del governo più importanti, come i disegni di legge, i decreti legislativi, ma anche i regolamenti del governo, vengono emanati con un decreto del Presidente della Repubblica. Quindi il governo ha bisogno sempre della firma del Capo dello Stato per mettere in pratica, per mettere in atto le sue decisioni. E anche nei confronti dei magistrati, il terzo potere, il Presidente della Repubblica ha delle competenze particolari. Nei confronti del potere giudiziario, concede la grazia o commuta la pena, presiede il CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi dell'organo che controlla i magistrati, e nomina 5 giudici della Corte Costituzionale. And that's all, folks.